penso che quello che ci sta mostrando un po' l'andamento delle Olimpiadi è che anche altre grandi città hanno rinunciato e altre hanno deciso di consorziarsi per riuscire a sostenere l'impegno olimpico, chiamiamolo così. È evidente che quel modello che c'era prima evidentemente non può più reggere dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'impatto sulle città. Io penso che se le Olimpiadi, il comitato deciderà di cambiare modello, molte città, tra cui Roma, magari in un futuro potranno tornare a ospitare un evento così importante. Ricordo che oggi noi abbiamo all'interno dei 13 miliardi ancora un miliardo da pagare per l'esproprio delle Olimpiadi del 60, quindi è evidente che qualche meccanismo deve cambiare, ma poi eventi come questo ci fanno capire che Roma comunque è aperta allo sport.